questa puntata prenatalizia di ricette per vivere belle mancano soltanto una decina di giorni la puntata di oggi però ovviamente è dedicata in qualche modo al Natale perché la mia ospite ci insegnerà come eh, realizzare dei eh, prodotti mh, che si possono regalare in questo periodo dell'anno eh, con un ingrediente speciale che è l'olio di neem poi ci racconterà di più lei intanto ti do il benvenuto no, Roberto, Roberta a te dell'invito dell saluto a tutti allora di è. Volevo un attimo un... presentarti Roberto, sì. Roberta Pucca, Pucca sì. eh, è un'esperta in biocosmesi sì. e ha eh, anche un negozio a Parma. Tra l'altro mi dicevi, mi raccontavi prima che eh, sei, sei stata una delle prime in Italia a aprire un centro di questo tipo. Sì. No? Si parla di circa sì. dieci anni fa. Otto anni, otto abbiamo festeggiato otto, otto anni di attività, siamo state tra i primi a credere che eh, l'alternativa naturale è vera, concreta, eh, l'alternativa naturale è la cosmesi tradizionale. E nulla, questo ci ha portato abbastanza lontano e, e soprattutto la passione aumenta e non finisce più. Insomma. Bene, bene, questo mi fa molto piacere, sì. assolutamente in linea con un po' quello che è anche il nostro, no? credo, al di là della trasmissione in cui siamo oggi, in tante trasmissioni abbiamo questo approccio green alla vita. Sì. e Quindi dicevo ai nostri telespettatori che l'ingrediente speciale di oggi sarà l'olio di NIM. Ma ci puoi dire qualcosa di più su certo, questo olio? Il NIM è un, un olio. È un, in realtà è un'oliva da cui si ricava quest'olio ha ehm, origini antichissime, è un rimedio naturale antichissimo che eh, viene utilizzato eh, nella zona diciamo, tropicale, quindi dove nasce questa, questa pianta, che è una sempreverde ehm, le popolazioni l'hanno sempre utilizzato come rimedio naturale per eh, davvero per qualsiasi cosa principalmente appunto a livello eh, topico, quindi per problematiche della pelle eh, ma poi ha trovato ampio impiego anche per quanto riguarda l'uso sugli animali come antiparassitario naturale e anche in agricoltura. Eh, principalmente appunto è un rimedio eudermico quindi va a migliorare lo stato appunto del, della pelle, è un antifungino, un, un antibatterico quindi mh, va molto bene per chi ha problemi non so di acne, eh, leggeri dermatiti, pruriti eh, ed è anche un sebo normalizzante. Ecco, quindi volevo anche dire una cosa, hai accennato agli amici animali, ne abbiamo uno qua sì. che si è messo comodo, Buddy, lui che oggi hai portato, se i nostri eh, camera riescono a inquadrarlo un attimo così salutiamo anche lui, no? Diamo il benvenuto. adesso ci dà la schiena veramente, è molto tranquillo, è a suo, suo agio, eccolo, eccolo. qua l'ho Quando mi hai dato la tua conferma mi hai detto però io posso venire solo se posso portare Buddy, quindi lui. lo salutiamo, salutiamo anche lui. Se poi sentite russare, è lui che dorme. Sì, è lui spesso. che dorme <ride> profondamente, <ride> Allora, eh, nulla, eh, io ho parlato anche del discorso degli animali, perché magari eh, qualcuno lo chiede o è incuriosito. Ad esempio: Buddy, da quando noi lo abbiamo preso, appunto, eh, alcuni anni fa, l'ho sempre trattato con l'olio di Nim eh, come azione, appunto, anti, antifungina. Quindi, eh, non abbiamo mai utilizzato, ecco, eh, collarini, eccetera. Ovvio, lui è un cane da eh, città, quindi non è, non è, eh, non è un cane. E la campagna però mh, è un ottimo rimedio naturale quindi assolutamente testato ecco. ah, bene sì, bene sì. quindi allora. veniamo allora a invece quello che vuoi proporre alle nostre telespettatrici telespettatori anche magari c'è anche qualche uomo che ci segue okay. eh, da preparare con questi ingredienti allora considerando che NIM trova impiego davvero Mh, su tanti fronti io ho pensato come anche regalino di Natale da fare eh, per i nostri amici un unguento mille usi ad esempio ehm, che adesso mh, io non do le dosi perché più che altro eh, ciascuno poi eh, mette mh, la quantità che preferisce di materie prime comunque indicativamente l'unguento mille, mille usi lo facciamo con l'olio di cocco che qui è stato eh, un attimino scaldato a, a bagnomaria sì. perché l'olio di cocco con queste temperature tende a a solidificarsi e questo è comodo perché se noi vogliamo fare un unguento per non lasciare la formulazione troppo oleosa o troppo fluida, eh, vedrete che poi una volta lavorato eh, con queste temperature eh, l'olio di cocco si riaddensa e quindi ci permetterà poi di avere proprio l'unguento che eh, vogliamo fare. Allora, per fare l'unguento. Con un guento mille usi cosa intendi? Allora, mille esempio? usi certo, allora, è un prodotto a tenere in casa davvero per qualsiasi cosa screpolature da freddo ad esempio eh, anche per eh, il sederino dei bambini una bambina di quasi un anno e io lo uso anche su, su Vittoria eh, con appunto risultati eccezionali eh, ma anche semplicemente per datare la pelle perché la pelle è molto secca del viso va molto bene anche quindi sul come viso al posto dell'idratante? Un idratante, è idratante che... sì certo per i gomiti, i talloni, quindi è, è, è un ottimo idratante che appunto si presta anche ad essere un regalino molto simpatico e gradito proprio perché essendo mille usi uno può utilizzarlo a piacere. Benissimo, allora vediamo un po' sì. che... indicativamente come lo prepari tu. Certo, così. allora indicativamente sì? io eh, dico olio di cocco per il discorso che eh, abbiamo eh, detto, detto prima, quindi versiamo eh, un po' di olio di cocco che appunto poi uh, si uh, rapprende. Tu in, la stessa quantità per ogni ingrediente? Ma io in realtà vario molto anche in base eh, alla stagionalità, eh, anche l'uso ad esempio degli oli essenziali vario molto a seconda della stagionalità, quindi insomma eh, o anche essenza, ad esempio eh, non so, in questo prenatalizio se avete un'essenza so, di cannella, arancia, si può fare arancio cannella, d'estate magari un'essenza di eh, lavanda o agrumi eh, può essere anche, anche insomma, eh, indicata. Comunque allora eh, mettiamo dell'olio di cocco, ovviamente un attimino eh, riscaldato a bagnomaria in modo da sciogliersi completamente e a permettere anche a tutti gli ingredienti di eh, mescolarsi perfettamente. Poi possiamo utilizzare eh, altri oli vettori, eh, ad esempio l'olio d'argan, macadamia, con quello che anche abbiamo in casa, l'olio di mandorle, va benissimo mm? e, e ovviamente il NIM. Io in questo caso eh, uso il NIM ah, quindi in forma di Olio essenziale. Eh, no, no, olio, 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 è proprio olio. Ah, perché sì, è sì, un sì, olio. sì, 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 è un olio. Possiamo mettere a piacere, diciamo, quanto ne vogliamo. Allora, una nota, un suo profumo ha un odore molto erboso, sì. Infatti stiamo arrivando. Sì. Sì. Che eh, può piacere o non piacere? Eh, diciamo che poi solitamente una volta che lo si lavora perde abbastanza. Sì. Se, eh, anche perché poi, um, addizionando degli oli essenziali, quindi va a perdersi uh, quasi completamente questo, questo odore. Qui possiamo mettere due o tre pipette di nim, se abbiamo problemi particolari di, eh, so, um, uh, dermatiti, oppure, ad esempio, se, non so, se facciamo un lavoro con le mani, non so, fiorista, muratore, per dire, e eh, abbiamo le mani molto, molto compromesse, eh, possiamo aggiungere. Più ne aggiungiamo, più aiutiamo anche il, il NIM a lavorare sulla pelle, eh, che ho dimenticato di dire che è un ottimo cicatrizzante, quindi per questo. Anche. E possiamo utilizzare anche, eh, in questo caso, io ho portato dell'olio di Argan che è abbastanza diventato comune, eh, diciamo, nel nostro. Eh, nella nostra diciamo, skin care routine e anche qua possiamo mettere comunque un po' di olio d'argan poi possiamo mh, davvero variare eh, una mia amica ci ha messo anche ad esempio dei glitter ecco, dei glitter <ride> potrebbe essere una cosa simpatica eh, Per l'ultimo dell'anno l'ultimo dell <ride> dell'anno, quindi i glitter se uno non è allergico o quant'altro eh, rilascia poi, diciamo, questo quest aspetto poi illuminante ecco. e ehm, poi possiamo aggiungere ad esempio ehm, allora, se... Mh, anche il titriol va molto bene uh -huh. eh, per tutte le sue proprietà anche antisettiche, quindi appunto se abbiamo qualche problema di pelle va molto bene. Io assolutamente il titriol lo aggiungo eh, anche come conservante. Si può aggiungere anche del tocoferolo, che è la vitamina E come conservante. Eh, solitamente queste formulazioni durano circa un mesetto come diciamo conservazione perché essendo un unguento noi lo tocchiamo continuamente con le mani quindi se vogliamo fare una cosa fatta a casa è anche utile insomma eh, avere un minimo di, di conservazione. Quindi così più o meno dura un mesetto e poi ci possiamo aggiungere della, eh, della lavanda. Oli essenziali mi raccomando pochi eh, perché eh, possono essere. Mh, possono dar fastidio in quanto sì. contengono per natura degli allergeni, eh, cui non tutti siamo tolleranti. Sì, okay. Quindi Poche gocce poche sono sufficienti anche perché sì. sono, molto, sono molto forti, molto, intensi, molto profumati, quindi non serve. Non, non, non serve abbondare. Adesso lo vediamo ancora in, ovviamente in, uh, fase, in fase liquida. Sì. ok? Quindi poi non, non facciamo altro che eventualmente prendere un contenitore come se ne trovano anche in commercio se vogliamo fare appunto l'unguento. plastico a eh, vetro. Allora eh, c'è chi ama il vetro, anch'io lo, lo amo molto, eh, per un discorso anche di ecosostenibilità. C'è da dire che essendo un unguento, magari la plastica ci aiuta un po', che se magari ci scivola, perché abbiamo le mani, che ci stiamo lavorando un attimino, eh, ci permette un attimino di eh, salvaguardare anche il prodotto. L'importante è che il contenitore sia sterile, e quindi eh, anche eventualmente in contenitore di legno. Il legno solitamente poi tende a, ad assorbire l'essenziale, quindi poi rimane molto il profumo anche, anche dopo. Quindi legno, eh, plastica o vetro, ancora, ancora meglio. Qui non facciamo altro che poi versare il nostro, il nostro uh, unguento che al momento è ancora liquido portato, quanto, quanto tempo ci mette a ecco portato a temperatura ambiente anche diciamo in 24 ore se vogliamo mh, velocizzare possiamo metterlo fuori dalla finestra visto le temperature nel giro di 4-5 ore dovrebbe tornare completamente solido benissimo e questa è la prima preparazione poi ad esempio col NIM eh, ho pensato eh, a quelle persone che hanno ad esempio problemi di pelle soprattutto sul corpo, non solo sul viso, perché spesso il corpo magari non è sempre molto citato perché lo nascondiamo, lo copriamo. Chi ad esempio brufoli, brufoletti soprattutto sulle spalle o che anche una certa forma di acne eh, sulle spalle, sulla schiena, eh, eccetera, ho pensato di fare eh, appunto uno, uno scrub. Che possa essere utilizzato sia sul viso che sul corpo in questo caso io userò il caffè perché se lo usiamo sul viso e usiamo non so uno scaba a base di sale poi ci va in bocca non è proprio il massimo invece il caffè è abbastanza ben tollerato sia sul viso che sul, sul corpo quindi questo è un caffè anche a uso è commestibile anche? No, ho questo, qui, questo qui in realtà è, è, un, è, un, ca è un caffè cosmetico che, perché contiene all'interno anche dell'olio di macadamia, infatti potrebbe anche essere utilizzato così, però a me piace utilizzarlo anche nelle mie preparazioni perché è un olio comunque che si presta molto bene proprio per il scrub a livello cosmetico, ecco. quindi possiamo mettere una parte di, eh, di eh, caffè, il nim, tra l'altro a Parma, dove il negozio organizzi anche dei corsi di autoproduzione. Sì, 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 questa è una cosa che abbiamo sempre fatto, eh, che, mh, una cosa che piace molto ai nostri clienti, anche perché... Eh, mh, permetti loro proprio di eh, conoscere davvero la cosmesi naturale, cioè fatta con gli ingredienti che abbiamo a casa e, mm, e rende anche la consapevolezza cosmetica davvero, davvero più vicina, ehm, perché eh, tu non mangi plastica e quindi perché <ride> usi plastica <ride> per la nostra bellezza, vero, no? per la tua sì. bellezza. Quindi il, il punto è proprio quello, come facevano le nostre nonne, mia nonna utilizzava il miele, l'olio, il latte per esempio per farsi le, le separazioni, è un ritorno, è un ritorno ma non vuol dire fare passi indietro e fare passi da gigante in avanti. Eh? Allora, lo scrub, quindi io l'ho arricchito con l'Odinim se vogliamo appunto fare qualcosa eh, di curativo per brufoletti eh, o ad esempio se abbiamo anche sul viso acne o molte impurità, questo va molto bene. Poi possiamo eh, ad esempio se eh, la formulazione in, gra in grani, che in questo caso va utilizzata solo su eh, viso umido, eh, non ci piace, possiamo eventualmente eh, accompagnarlo o con dell'olio, olio di riso ad esempio, un olio molto leggero, oppure anche con una base idratante di, di karité, che comunque conferisce al, allo scrub, morbidezza e idratazione per la pelle. Quindi mescoliamo. Un'altra cosa interessante che mi dicevi, ti ho interrotto, dovevi dire sì. qualcosa sulla ricetta? No, 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 vuoi. È che tu sei un mh, ti sei appassionata a questa materia, hai creato uno dei primi negozi, ce n'erano solo il tuo e un altro, no? mi dicevi quando era aperto. Quando abbiamo aperto noi non ce n'erano moltissimi. E, eh. e poi ti aggiorni in continuazione, segui dei corsi, sì. partecipi sì. ad eventi. Sì. Le fiere sono sempre occasioni di, per imparare cose nuove perché eh, la chimica verde non si ferma. Ma, eh, ogni anno ci sono dei ritrovati degli studi nuovi che sono interessanti da scoprire e da applicare. Poi, nel nostro caso, anche in, nelle preparazioni che faccio, e, e poi riscontrare effettivamente che, che valgono, valgono molto. Eh. Allora, io ho, ho reso la, lo scrub un po' più eh, denso, ok, di questa, appunto, di questa consistenza che permette proprio. Eh, L'uso proprio sulla, sulla pelle, eh, sia del viso che, che del corpo. Anche in questo caso possiamo poi ehm, metterlo in un contenitore. Eh, ed è secondo me un bel regalo natalizio. Tra sì. l'altro, quando li facevo io erano molto apprezzati. Quindi <ride> voglio dire, eh, perché, perché non anche voi? Ecco bello, allora anche questa ricetta l'abbiamo vista, anche sì. in questo caso ci vorrebbe un contenitore magari un più contenitore. piccolo, vabbè, puoi fare una quantità maggiore, Possiamo questo è vero. Possiamo fare, sì. Ad esempio qui questo è se ne vuole una quantità giustamente per... Sì, cioè nel riempire. senso ehm, se, se lo usiamo per il corpo sì, anche qua possiamo aggiungere degli oli essenziali, anche toccoferolo, quindi vitamine e, per rendere appunto ehm, diciamo il prodotto più eh, utilizzabile e più a lungo. Eh, solitamente comunque gli oli sono già degli autoconservanti, la mia è semplicemente una, uno scopolo in più, perché a volte quando facciamo troppo prodotto rischiamo un po' che non rischia, mm. eccetera, quindi ecco, poi infatti, è anche un peccato. A l'autoproduzione in realtà... Ehm, Fa, fa sì. creare eh, prodotti che si utilizzano subito invece questo dura qualche giorno con l'aggiunta sì, sì, degli oli sì. essenziali no, no. Gli essenziali sì. solitamente sì quando si aggiungono parti di acqua quindi idrolati o quant'altro nel momento in cui mettiamo l'acqua eh, la formula può, può subire un irrancedimento un, un, un po' più veloce quello, quello sì mediamente sì io sono un po' cauta eh, su, sul discorso conservazione eh, però diciamo con un po' di, di pratica con un po' di eh, diciamo, voglia di, di cimentarsi Solitamente poi sono prodotti che se uno li fa li usa anche, quindi anzi c'è anche molta più soddisfazione secondo me. Benissimo. Poi come ho detto il NIM è un prodotto dai mille usi, abbiamo visto appunto l'unguento, e, però se ad esempio uno dice io a casa ho già tutto, tutto ecobio, dal detergente intimo al dentifricio allo shampoo e voglio utilizzare... Un prodotto a base di NIM eh, per renderlo appunto curativo, mh, eh, diciamo eh, per varie problematiche. Nulla vieta di usare il NIM nelle preparazioni già fatte, lo possiamo tranquillamente fare. Se noi abbiamo un eh, bagno doccia, ad esempio, possiamo tranquillamente aggiungere 10-20 gocce di NIM, un detergente intimo anche per eh, non so, prurito, secchezza, eccetera. È molto, molto utile. Quindi possiamo aggiungere, ovviamente, sempre se utilizziamo della cosmesi. Eh, verde, mm. quindi eh, andiamo poi a rendere curativo eh, qualsiasi formulazione già pronta, mm -hmm. quindi possiamo farlo. Quindi dicevi anche adatto a, per l'igiene intima? Per l'igiene intima è molto adatto, molto adatto. Ehm, ehm, anche proprio in caso di non so, candida, eh, prurito, ma anche per esempio per, per il quello capelluto, eh, forfora. Capello molto grasso va molto bene perché è un ottimo sebo equilibrante, quindi eh, va benissimo. Ma anche come semplice idratante, il NIM va benissimo. Eh, anche da solo? Anche da solo, certo. Bisogna poi tener conto di questo odore un po' erboso. Eh, che ripeto, può piacere o non piacere, ma eh, basta poi eventualmente correggerlo con un olio essenziale. Esattamente, gli oli essenziali che si abbinano bene al NIM sono gli agrumi, la lavanda, sono quelli che smorzano abbastanza il. Um, profumo, diciamo, caratteristico dell'olio di Nim. Oggi tu hai portato qui anche dei prodotti che avete iniziato a sì. realizzare voi stessi appoggiandovi a sì. un laboratorio Sì, noi eh, mh, ci appoggiamo a questo... questo Allora, caso? Ne, in questo caso no perché siamo in periodo eh, natalizio quindi molte cose le ho già terminate per cui ho portato effettivamente le cose che ci sono rimaste adesso nel negozio, anche perché le nostre produzioni sono sempre un po' limitate, ehm, seguono molto la stagionalità, in quanto Utilizziamo eh, piante fresche da raccolta anche spontanea, quindi non sono produzioni in larga scala. Eh, però ecco in qualsiasi eh, prodotto si può anche in questo caso aggiungere il NIM. Quindi se aggiungiamo il NIM nelle formulazioni, ad esempio, eh, liquide come può essere un bagnoschiuma o uno shampoo, non vi spaventate se il colore può cambiare, potrebbe diventare bianco. È una reazione che mh, può avere il NIM con certi tensi attivi. Ma non pregiudica assolutamente la qualità né lavante né la qualità eh, in generale del prodotto. Lo dico perché poi magari uno si spaventa, dice oddio mi è diventato bianco, ma è, è assolutamente normale. Quindi visto la lezione che ci hai fatto oggi, no? visto che si sente proprio da come parli, che credi molto in questo, in questo tipo di prodotto che, come dicevi tu, eh, ha origine più di mille sì. anni fa. Sì. E potrebbe proprio essere il light motive, il tema eh, comunque di, eh, dei nostri regali natalizi, no? decidere sì. di mettere lo per anche per acquistare un solo prodotto e creare certo, tanti Certo. Può essere utilizzato Tanti anche ad esempio, nel, per il cavorale, se abbiamo qualche problema, eh, non so, gengive gonfie oppure dell'afte, ad esempio, può essere utilizzato addizionato al dentifricio o al colluttorio tranquillamente, o anche da solo con dell'acqua per fare dei sciacqui. Anche in questo caso va, va molto bene. Ah, benissimo. Mm. Eh, hai già qualche data dei corsi che si terranno nel tuo negozio mm. prossimamente? Allora, noi partiamo da gennaio. Sicuramente ci sono dei corsi sempre sull'autoproduzione, poi di in volta noi le pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook e um, avremo veramente tantissime cose, bagni di gong, giornate dedicate allo shatsu, allo yoga. Ah, quindi non è solo cosmesi, ma no, proprio… No, no, ci piace, eh, diciamo, eh, portare più conoscenze possibili alle persone che magari di queste tematiche eh, non ne sanno moltissimo. Eh, noi diamo il là, poi lasciamo che ciascuno di loro approfondiscano personalmente, insomma, l'argomento. Benissimo, allora io dedicherei quest'ultimo spazio della nostra puntata di oggi è per appunto dare ai nostri telespettatori i tuoi recapiti. La regia può mandare quindi in onda la, la grafica. Comunque, intanto, se vuoi dire il vostro indirizzo mail hey, o quello che hai pensato allora, di, siamo... di dare ai nostri telespettatori. Sì, ci trovate in via Gramsci 3 eh, a Parma e, il sito è www.bioemporionatura.it. E tra l'altro ci tengo a dire che nel nostro negozio partiamo anche detersivi naturali a chilometro zero perché abbiamo un fornitore vicino che produce eh, detersivi a chilometro zero. Quindi questo ci tengo a dirlo perché eh, anche nel quotidiano, oltre al discorso cosmetico, anche nel quotidiano eh, il prodotto naturale comunque funziona se conosciuto ovviamente. E, quindi nulla, eh, la nostra pagina Facebook è Bio Emporio Natura. E mm, direi, che direi che abbiamo dato tutto. tutto, tutto Chi è interessato certo. ti può quindi contattare. A questo punto, io ti ringrazio, grazie ti ringrazio te, tanto, Roberta. Eh, ringrazio i nostri telespettatori. E approfitto per fare gli auguri di Natale. Anche se probabilmente ci rivedremo, a <ride> quanto li faccio a Roberta, che sì. invece eh, ci saluta dopo questa trasmissione. Ci rivedremo magari con l'anno nuovo. Certo. Auguri, a, auguri tutti, a tutti e a prestissimo. Ciao.